E c'era questa ragazza, la più bella della scuola. Sai cosa? Appena saputo che l'avevo fatta, ha voluto subito il mio numero. Non è che mi sento una super girl, non mi fraintendere, ma credo che il mondo vada salvato a piccoli gesti. Un piccolo gesto dopo l'altro, che cosa ottieni? Un grande gesto. Io non l'ho fatto, mi sento una brutta persona, i rimorsi mi stanno uccidendo. La scelta è tua. Puoi scegliere di essere altruista o puoi scegliere di essere, come si dice, egotrista. Sì, me l'hanno chiesto, ma io niente, avevo la mente annebbiata, troppe merendine forse, mi dispiace così tanto. Il sole splende, il cielo è blu, io l'ho fatto, fallo anche tu. Vorresti dirmi che non sono più in tempo? Ma io mi sono scordata, oh no, è troppo tardi. Da quel giorno è come se la vita abbia iniziato a sorridermi. Esco di casa e c'è il sole. Sto per attraversare e arriva il verde. Chiedo una pizza doppia mozzarella e me la fanno tripla. Da non crederci. Potessi tornare indietro, lo farei, ma non posso, non posso. Non fate il mio sbaglio. Io, fratello, cos'è nel cervello? Allora gli ho detto, vado in sala in contrario. Ma questa intervista quando parte? Ah, siamo già in diretta? Poi un giorno sono sceso giù in cantina e li ho visti. C'era polvere dappertutto. E lì, proprio in quel momento, ho capito ciò che avevo fatto. Io non faccio le opere buone.